Al Ciccione d'Imperia, la 32esima giornata del girone A di Serie B, e sfida tra formazioni che arrivano diametralmente opposte per stato di forma, perché l'Imperia ha spento la luce, non vince da 5 giornate, una sola. La partita persa dal Legnano nelle ultime 5, le altre tutte vittorie che fanno sì che i milanesi si affaccino assolutamente alla zona playoff. Ecco perché sono proprio i Lombardi a partire fortissimo e al sesto minuto sono già in vantaggio con la rete di Gasparri che sblocca la partita e genera la reazione imperiese che si concretizza prima con l'occasione per Maltese. Poi con quella per Cassata, tutte tra il decimo e l'undicesimo, troverebbe il pareggio la formazione di casa, ma il gol di Capra viene annullato per un'evidente posizione di fuorigioco. Il gol buono lo realizza al quarto d'ora Malandrino con un colpo di testa sul secondo palo, sulla solita punizione di Sancinito. 1-1, Malegnano che colpisce ancora e ancora, perché passano pochi minuti e l'azione si sviluppa nel lato destro dell'area di rigore con la palla che viene messa al centro per Beretta. E il Legnano è di nuovo avanti e non finisce qui, perché prima del duplice fischio ancora Beretta, al termine di un'azione straordinaria che passa anche per un colpo di tacco, trova il palo, soprattutto trova il gol del 3-1. Anche in questo caso l'Imperia non sta a guardare e prima di fine frazione c'è la punizione di Sancinito che fa urlare al gol, ma è l'ultima occasione di un primo tempo che finisce sul doppio vantaggio per i Lombardi. Nella ripresa l'Imperia carica a testa bassa per cercare prima di alleggerire il passivo, poi di trovare il pareggio. Occasione buona sembra poter arrivare, perché dopo pochi minuti viene dato un calcio di rigore agli imperiesi per un tocco di mano in aria su azione insistita di Capra. Capra che si presenta dal dischetto ma si fa ipnotizzare da Russo. Ancora Imperia furiosa la formazione di Alessandro Lupo. Capra prova a farsi perdonare, il numero 7 con le sue finte va sul fondo, mette il cross al centro sul secondo palo. Il colpo di testa di Giglio sbatte sulla traversa. Giglio che si presenta dal dischetto pochi minuti dopo, siamo intorno al quarto d'ora. Questa volta non sbaglia il numero 8 della formazione nerazzurra, scegliendo la soluzione centrale e riaprendo la partita 2-3. Bella gara, ma Imperia che si scopre i contropiedi del Legnano. Allora Dani deve fare due interventi assolutamente decisivi per tenere il passivo sul 3-2, entrambi sul primo palo le parate del portiere imperiese. E allora doppia occasione per Donaggio, la prima dal limite dell'area con la sfera che termina incredibilmente fuori, sulla seconda l'attaccante imperiese stoppa male e favorisce l'intervento di Dani. Nel finale clamoroso gol sbagliato dal Legnano per chiudere la partita a porta praticamente sguarnita. È l'ultima occasione del match che vede trionfare il Legnano, che si affaccia ufficialmente alla zona playoff.